Fate. Grazie. Fate arrivare l'applauso in cucina dove li avete fatti impazzire. Grazie a tutti i volontari, grazie a tutti i militanti, grazie al popolo della Lega che non è a Cortina, con tutto rispetto perché è a Cortina, per carità di Dio. Allora, abbiamo sentito tante cose giustamente contro. Io ci tengo a darmi e a darvi una speranza per che Renzi sia uno sfigato, è ormai evidente a tutti. Che non riesca a mantenere neanche metà delle promesse che ha fatto è chiaro anche al suo papà. Però noi dobbiamo proporre a Bergamo e a tutto questo sfortunato paese un'alternativa. L'alternativa c'è. Il 2015 deve essere l'anno in cui ci impegniamo a mandare a casa questo governo di merda e a riprenderci la guida di questo paese che merita di più, che merita sicuramente di più. I progetti non mancano. Abbiamo sentito sulle tasse. Mi hanno chiesto alcuni giornalisti un commento sul Jobs Act. Come fai a fare un commento sul nulla? Cos'è il... Alzi la mano chi ha capito cos'è il Jobs Act e chi imprenditore assumerà dal 1 gennaio qualche dipendente in più grazie al Jobs Act. Io temo che il problema per gli imprenditori non sia licenziare, ma sia avere i soldi per assumere e per poter lavorare. Il problema per gli imprenditori è pagare meno tasse allo Stato ladro, perché il primo ladro in Italia è lo Stato, è Equitalia, è l'Agenzia delle Entrate, è il Ministero del Tesoro. E quindi ce l'abbiamo scritto qua. Io ringrazio Armando, ringrazio Claudio. 15% si può. Quello che stiamo proponendo adesso non sono dei tweet, dei post su Facebook dove come Renzi vogliamo arrivare ai 1000 mi piace. Quello di cui stiamo parlando adesso è il programma per rigovernare l'Italia, che adesso non è governata, perché Renzi, poveretto, non è cattivo lui. Ma non è neanche che non è capace, no. Non dipende da lui. Rendiamoci conto che gli ultimi tre governi non sono governi italiani. Monti, Letta e Renzi sono delle marionette i cui fili vengono tirati da qualcun altro, che è in banca, che è a Bruxelles, che controlla qualche multinazionale che produce in Cina. Quindi poveretto, Renzi non è cattivo di suo, l'hanno scelto perché è simpatico e sorridente, un po' più simpatico di Monti e non ci voleva tanto, però non è libero di decidere lui. Il nostro problema non è l'alternativa a Renzi, è l'alternativa a un sistema che ci impedisce di scegliere come campare, come lavorare a casa nostra. E quindi gli italiani dovranno scegliere se dipendere da qualcun altro che sta a Bruxelles o se tornare a controllare il loro futuro. L'immigrazione, il tabaccaio ucciso ad Asti, la pensionata uccisa a Torino per 15 euro e un telefonino cellulare. Questa è una strage di Stato organizzata. Il governo sta organizzando la sostituzione di un popolo con altra gente senza radici e senza valori. Il problema non è l'immigrazione. Il problema è che questi vogliono sostituirci con qualcuno senza radici e di più controllabile. Questo qualcuno va rispedito a casa. Siamo sotto Natale, con tutto l'affetto del mondo, a calci nel sedere, non c'è più spazio per una sola persona da queste parti, per una sola persona. E se andiamo al governo, con le buone o con le quasi buone, questo lo facciamo. Natasha vive in Australia ci vai chiedendo per favore, spiegandogli quanti soldi hai sul conto corrente, portandogli il certificato di buona salute e dicendogli che lavoro sai fare. Se gli servi ci vai, se non gli servi stai a casa tua. E quando arriva un barcone, come tutte le persone di buon cuore, mandano i medici sul barcone, mandano l'acqua sul barcone, mandano il cibo sul barcone, li nutrono,
li accarezzano, li riscaldano e li fanno tornare da dove sono partiti. Punto. È così difficile da fare? Non penso che sia impossibile. E non cadiamo nel tranello di sentirci cattivi, perché i veri cattivi sono quelli che fingono di accogliere gente che poi è lasciata o negli hotel 3 stelle a spese vostre, ma quando esce dall'hotel a 3 stelle ha un solo modo per sopravvivere: andare a rubare. E noi, siccome abbiamo già abbastanza italiani che vanno a rubare, non abbiamo bisogno anche della gente che viene dall'altra parte del mondo che si associa agli italiani che vanno a rubare. Quindi l'immigrazione zero. L'obiettivo della Lega è immigrazione zero. L'immigrazione regolare, con calma e per favore se mi servi, come fanno tutti i paesi evoluti. Non siamo un paese evoluto, non è un paese evoluto quello che rimanda a processo dopo 18 anni della gente che aspirava alla libertà di casa sua, e noi chiederemo i danni al Ministero della Giustizia per i milioni di euro fatti spendere agli italiani per dei processi del cazzo che non servono a nulla, che andassero a processare, a mettere in galera i ladri, gli spacciatori, i truffatori e gli stupratori, e non la gente che vuole la libertà di casa sua. Questo vale per i serenissimi e vale per le camicie verdi. E quello che mi dispiace però è che a questa sinistra telecomandata da Bruxelles c'è qualcuno che dovrebbe essere all'opposizione che dà corda. Non faccio nomi e cognomi, ma buon Dio, Silvio Berlusconi, e gli voto un pezzo di legge elettorale e gli voto un pezzo di riforma del Senato. Poi vai a leggere cosa c'è scritto nella riforma del titolo quinto: che tutte le scelte economiche, tutte, quelle di Albino, quelle di Almenno, quelle di Milano, di Torino, di Genova, di Brescia, di Bologna, tutto torna nelle mani dello Stato. Tutto deve ripassare da Roma. E allora non puoi dirmi, Silvio Berlusconi, facciamo delle battaglie insieme e poi votare delle porcherie del genere. Quindi o ti chiarisci le idee, oppure noi andiamo avanti tranquillamente da soli per la nostra strada. Non abbiamo paura di niente e di nessuno, perché non vogliamo ricommettere gli errori del passato, quando abbiamo fatto i donatori di sangue, e lo dico da socio Avis, per i fini, per i casini. No, non mi interessa vincere a tutti i costi, mi interessa avere un progetto coerente e una squadra coerente e le idee chiare. Se poi vinco, vinco con le mie idee e applico le mie idee, altrimenti gli italiani si ciuccino altri 20 anni di Renzi, andremo tutti in Australia con Natasha, che è un paese un pochino più civile. Non voglio più annacquare nulla, non mi interessa annacquare nulla, non mi interessano i matrimoni gay, ognuno è libero di vivere la sua vita privata come vuole, di fare in camera da letto, in cucina, in salotto, quello che vuole, ma il matrimonio prevede la presenza di un uomo e una donna, i bambini vengono adottati da una mamma e da un papà, perché il resto è follia, il resto è la fine della nostra società. E non mi interessa se uno prende più voti o prende meno voti, noi non viviamo a pane e sondaggi, siamo gente che ragiona con buon senso, quindi non mi interessa se quello che diciamo ci porta un voto in più o un voto in meno. Però l'anno scorso eravamo qua, c'eravamo tutti, e i giornali scrivevano la Lega è quasi morta, ogni paese ha i giornalisti che si merita, e anche l'Italia ha i giornalisti che si merita, evidentemente, perché avevano sbagliato qualche piccolo calcolo. E qual è la ricetta di quest'anno? Un po' di coraggio, tanta umiltà, questa la chiedo a voi e la chiedo a me, sempre i piedi per terra. Non mi interessano i sondaggi al 7, all'8, al 10, al 12, al 15%, Salvini il secondo per gradimento in Italia dopo Renzi, vuol dire che l'Italia è veramente alla canna del gas, se il primo è Renzi, il secondo è Salvini. Quindi vuol dire che dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra, dobbiamo continuare ad aver voglia di fare fatica, avere l'adesivo in tasca, avere il volantino in macchina,
aver la voglia di parlare al bar, al ristorante, in coda all'ufficio postale, sull'autobus, perché noi vogliamo solo un paese normale, non il paradiso, un paese normale, dove se rubi vai in galera, dove se spacci vai in galera, dove se rubi 5 miliardi di euro per una banca che si chiama Monte dei Paschi di Siena, vai in galera e non vieni a pontificare. Un paese normale, dove non c'è l'IMU sui terreni agricoli di montagna, è un paese di cretini. Io difenderò fino alla morte la vita in montagna, gli ospedali di montagna, le scuole di montagna, le aziende di montagna, perché se muore la montagna muore la città. Poi questi sono anche imbecilli. Ma voi sapete come l'hanno calcolata l'IMU sui terreni agricoli di montagna? A Roma hanno deciso che è montagna a 600 metri. Non so come hanno deciso, quindi se sei a 598 metri sei in pianura, se sei ai 601 metri sei in montagna. Ma come hanno stabilito se un comune è in montagna? Perché ci sono comuni che sono estesissimi, voi lo sapete, in Valseriana, che sono altissimi. Hanno scelto in base a dov'è il municipio. Quindi se il municipio è 599 metri e tutto il resto del paese arriva a 1000 metri, per Roma non è montagna. Allora io ho chiesto ai nostri sindaci di trasferire il municipio in una baita in alta montagna, almeno siamo tutti in montagna. E poi voglio aspettare quelli di Equitalia che vengano in montagna, perché la gente di montagna sa come reagire in maniera buona, ruspante, accogliente, perché basta. Io sono stufo di... l'altro giorno c'era un blitz della finanza a Milano, fuori da una pasticceria e da un fiorista. Fuori da una pasticceria e da un fiorista. Come se il debito pubblico in Italia fosse stato creato da pasticceri e fioristi. Andassero a controllare i negozi gestiti da cinesi, dove se vai a caso li becchi che lavorano in nero, o andassero nella sede di qualche cooperativa, di quelli che poi vanno a cena con Renzi. A proposito, secondo voi li deve restituire o no Renzi quelle migliaia di euro che il signor Buzzi gli ha portato a cena? Secondo me li dovrebbe restituire in contanti, in monetine da un euro, perché poi fanno la morale agli altri. Il fenomeno ma voi avete governato da 20 anni, sei scarso in matematica, ha governato di più il partito di Renzi. Ma non mi interessa il passato, vado oltre, mi interessano le proposte per il futuro. Dobbiamo risparmiare, dobbiamo chiudere degli enti inutili? Chiudiamo le prefetture che non servono a niente, a nessuno, e siano i sindaci a gestire l'ordine pubblico, e mandiamo a lavorare qualche centinaio di prefetti. Vai a rompere le palle all'artigiano, al commerciante? Ma no, fai una roba molto semplice, come fanno in 8 paesi europei: regolamenti, togli dalle strade e tassi la prostituzione, in modo tale da togliere alla mafia un'altra fonte di introito e di far pagare le tasse. Sono robe così particolari? No. Però Renzi non le può fare. Il problema è che noi siamo governati da anni da gente che non è libera di decidere, perché c'è a Bruxelles qualcuno che gli dice su l'IVA giù l'IVA, sulla benzina giù la benzina, metti l'IMU togli l'IMU, metti la TASI togli la TASI. La scelta non è fra la Lega e Renzi, la scelta è fra l'essere servi di qualcuno che non è qua e l'essere liberi del nostro futuro. Io voglio che nel 2015 noi torniamo liberi e padroni del nostro futuro. Dobbiamo poter scegliere come lavorare e quanto lavorare. Abbiamo un programma e non ci occupiamo solo di rom e di immigrati. Sai a me cosa me ne frega dei rom? Per me i rom devono avere i diritti e i doveri di tutti gli altri. E se torneremo al governo, l'impegno è di chiudere tutti i campi rom, dal primo all'ultimo, da nord a sud. Non esistono i campi. Sono cittadini che hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri. Hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri. Cose normali. Non vogliamo fare cose particolari.
Qualcuno è andato in tribunale ultimamente per una causa civile? Ma è normale che ci siano dei giudici che lavorano qualche mezz'ora al giorno e ti mettano poi il foglietto a dicembre, ci rivediamo a maggio? Non è normale. E voi pensate che Renzi possa fare una riforma della giustizia? Non può, perché non dipende da lui, si rischia. Noi rischieremo. Vi chiedo se siete pronti. Chi è qua sul palco deve essere pronto. Anche voi dovete essere pronti. Perché quando tocchi alcuni poteri in Italia, questi reagiscono. E reagiscono male. E hanno il coltello dalla parte del manico. Qua c'è Oscar Lancini. Un applauso a Oscar. Perché puoi essere la persona migliore del mondo. Quindi dovremo essere compatti, determinati. Qualcuno di voi l'anno scorso avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che quest'anno ci saremmo ritrovati con una Lega che alle elezioni in Emilia ha preso il 19% e che è tornata terzo partito a livello nazionale? Qualcuno ci avrebbe scommesso, ma neanch'io. E tu sì, come no. Buonanotte. No, nessuno. Neanche il più ottimista. Però questo vuol dire che la gente le idee sane, concrete, ancora sa riconoscerle. I prossimi mesi saranno i più difficili. Venendo in macchina stavo pensando a cosa potremmo fare, perché questi non è che li schiudi, noi siamo democratici, quindi non usiamo i bastoni, dobbiamo usare le armi che la democrazia mette a disposizione. Siamo andati in 100.000 in Piazza Duomo a Milano, una manifestazione stupenda. Però non è cambiato ancora abbastanza. E quindi mi chiedevo, cosa facciamo? Non so se avete voglia o se avete impegni, però abbiamo avuto la stessa idea. Però non so se avete qualcosa di prenotato per sabato 28 febbraio. Ci sono battesimi, matrimoni, cresime, niente? Allora proviamo ad andare in tantissimi a Roma sabato 28 febbraio per mandare a casa Renzi. Boom. Basta. Non ho sentito l'applauso. Andiamo a Roma sabato 28 febbraio a ribaltare tutto quanto. Basta. Allora abbiamo deciso. Sabato 28 febbraio abbiamo un impegno. Sabato 28 febbraio abbiamo un impegno, ma non sarà un impegno della Lega. La nostra scommessa è che non sarà un impegno della Lega, perché quel giorno l'Italia si deve fermare. Commercianti, artigiani, agricoltori, imprenditori, esodati, pensionati, disoccupati. Quel giorno andiamo a Roma e ci riprendiamo il nostro futuro, costi quello che costi. E quindi vediamo se ha ragione, se i numeri contano qualcosa, vediamo in quanti saremo. Perché sono stufo di sentire gente che sopravvive. Io sto rispondendo su Facebook a qualche persona in questi giorni di festa, pochi purtroppo, non riesco a rispondere a tutti, a qualcuno. Però sono stufo di sentire commercianti che a gennaio chiudono, il negozio che avevano ereditato dal nonno, partite IVA che chiudono, perché mi dicono molto onestamente, a me il prossimo anno conviene lavorare in nero e fottermene dello Stato, e fanno bene, e fanno assolutamente bene, perché se lo Stato ti porta via il 70% di quello che produci, e allora col ladro ragioni da ladro, è legittima difesa. Io sono stufo di parlare con degli agricoltori che dopo decenni di sacrifici devono chiedere un prestito alla banca non per espandere il capannone ma per pagare i debiti. Questo è un paese che rischia di morire per debiti. Noi lasciamo ai nostri figli dei debiti, basta, tiriamo fuori l'orgoglio. Il programma ce l'abbiamo sulla sanità, sulla giustizia, sulla scuola. Quello i voti se li compra. Una volta con gli 80 euro,
l'altra volta assumendo 150.000 persone in una volta, ma sta preparando un futuro di fame per i nostri figli, per i vostri figli. Un futuro di lavoro 7 giorni su 7, domeniche comprese, nel centro commerciale a 4 euro all'ora, o per la cooperativa X a 3 euro all'ora, se ti va bene così, se no c'è un immigrato che si accontenta di 2 euro e mezzo. Questa non è competitività, questo non è libero mercato, questo è sfruttamento, questa è schiavitù. Non siamo qua per vivere da schiavi, i nostri nonni non ci hanno insegnato a vivere da schiavi. Non ci manca niente. Se vinciamo, ma qualcuno di quelli che è qua sul palco ha qualcosa in meno dei ministri di Renzi? Ma li avete visti? Ecco, magari non siamo altrettanto belli. Su questo dobbiamo fare qualcosa. Ci giochiamo la Claudia, ma il resto è... Vabbè. Guardate, cazzo, ma che roba. Ma che... Perché lì dipendono da Bruxelles. In televisione dicono sempre le stesse cose. Però se tu devi scegliere se dare ragione alla Boschi o dare ragione a Belotti... devi essere proprio convinto però, quindi... Vabbè, faremo una serie... A noi interessa la sostanza, non la forma. Qualcuno ci critica perché parliamo troppo semplice. Io però preferisco la gente che spiega in 30 secondi quello che il professorone ti spiega in 30 minuti, perché vuol dire che quello parla a vuoto per 29 minuti e mezzo. E siccome il tempo è denaro, chi lo usa bene... Qualche battaglia siamo riusciti a vincere. Pensate che questi erano ridotti così male che nella legge di stabilità avevano tolto 6 milioni di euro di finanziamento all'Unione Italiana dei Ciechi. Questi erano ridotti così male che per rispettare le indicazioni di Bruxelles avevano derubato i ciechi, i non vedenti, gente che ha qualche piccolo problema in più di noi, avevano tolto 6 milioni all'Unione Italiana dei Ciechi. Noi abbiamo fatto i matti e i 6 milioni sono stati restituiti e quindi io sono contento perché abbiamo aiutato delle famiglie che magari qualche sorriso... Però non possiamo combattere in questa maniera qua. Hanno tolto 20 milioni di euro dalla legge per il reinserimento lavorativo dei disabili, una legge che c'era da 15 anni. Ma un governo che va a prendersela coi ciechi e coi disabili, ma dove va? E poi sto fenomeno oggi twitta avanti a testa alta. Occhio, perché se la porta è bassa le corna poi ti si spezzano, quindi occhio ad andare avanti a testa alta. Perché a furia di togliere, poi lo trovi quello che te l'abbassa la testa. Però ripeto, il nostro problema non è Renzi, non è Grillo, non è Vendola, non è la Boldrini. La Boldrini è un problema per se stessa, poveretta. Ha fatto gli auguri di Natale ai migranti che ci aprono al mondo, che ci aprono le porte al mondo, forse avrà voluto. Ma non vale la pena di perdere tempo, il problema... Non è questo, il problema è che io non sono un complottista, però c'è qualcuno che ha deciso che l'Italia e la Padania in maniera particolare devono morire di fame, devono chiudere tutte le industrie, perché voi dovete essere consumatori di prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo. Dovete essere gente senza cuore, senza radici, senza musica, anzi, grazie per l'accompagnamento musicale, noi non abbiamo Fedez ma abbiamo le fisarmoniche, io preferisco le fisarmoniche a Fedez perché mi mettono più allegria, anzi dobbiamo tatuarli i fisarmonicisti così almeno, però poi facciamo un pezzo finale insieme, prepara la fisa perché la Madonnina dai Riccioli d'Oro lo facciamo arrivare alla Boldrini così si incazza, perché se sente parlare della Madonnina dice che disturbiamo qualcuno di religione diversa, perché ormai siamo a questo. Il bello è che quando abbiamo portato il presepe a Bergamo, il lunedì quando ha riaperto quella scuola, nelle classi, spontaneamente, bimbi, maestre e genitori hanno fatto un sacco di presepi. Quindi io ringrazio quei malati dei presidi che si vergognano del Natale e del presepe perché fanno ritrovare l'orgoglio a tanta gente che magari l'orgoglio se l'era dimenticato. Un paese normale. Dove a Natale è Natale.
dove a Pasqua è Pasqua, queste cose che uno dice, ah, pensa a te, dove si pagano le tasse giuste, il 15% è una tassa giusta, facciamo il 20%? Noi abbiamo fatto dei calcoli, noi che tiriamo i numeri, come prendo il numerino arancione alla ruota 17, se esce il 17 hai vinto, il 15 sta in piedi, però l'importante è ribaltare. Io chiedo a voi in questi giorni di festa di parlare con chi troverete. Uscirne si può, ma non come diceva Monti, c'è la luce in fondo al tunnel, perché aveva gli abbaglianti della pattuglia di fronte. Uscirne si può. Noi vogliamo solo lavorare tranquillamente, serenamente, vogliamo che i nostri figli vadano in scuole normali, vogliamo che la sanità sia normale. Roma ha derubato Regione Lombardia di altri 900 milioni di euro, è un disastro. Regione Lombardia non ha aumentato le tasse e ha fatto i miracoli, però se siamo in guerra tutti dobbiamo dare e fare di più. Io in primis, ma anche Maroni e Zaia devono metterci il cuore e l'anima e dobbiamo rendere possibile l'impossibile. Non basta la buona amministrazione, di buona amministrazione stiamo morendo. A Roma e a Bruxelles aspettano solo che quei coglioni dei padani rispettino la legge, rispettino i vincoli, rispettino i patti di stabilità, paghino a Roma quello che devono pagare, così ci strangolano. Col cazzo, noi siamo in Lombardia, siamo il Veneto e dobbiamo reagire. Se le regole sono sbagliate, fottendocene delle regole, perché c'è in ballo il futuro della nostra gente. Quindi non basta essere bravi sindaci, non basta essere bravi assessori, occorre essere rivoluzionari in maniera intelligente, ovviamente. Non è che ci dobbiamo dare fuoco nella piazza del paese perché non serve a nessuno, però dobbiamo essere pronti a disubbidire. Io sono stato eletto segretario federale l'anno scorso e sulla felpa c'era scritto indipendenza e disobbedienza. Non è cambiato niente. Questo lo dico da militante a militante. Il fatto che stiamo provando andare al centro e al sud non cambia assolutamente niente. Noi siamo e rimarremo autonomisti, federalisti, e il diritto all'autodeterminazione dei popoli non è deciso dalla Lega, ma è deciso dalla storia. La scommessa che io e che noi facciamo è che al sud, a differenza di quello che c'era 15 anni fa quando andammo sul Po, la gente ha voglia di reagire, è stufa di dipendere dal sindaco, dal boss, dal capoclan, dal cugino, dal falso invalido, dal falso cognato. C'è anche quello, ma c'è tanta brava gente che ha voglia di lavorare senza dipendere da Roma. Quindi la scommessa è che noi questo sfortunato paese lo salviamo come ci ha insegnato Miglio e come ci ha insegnato Umberto Bossi, valorizzando le diversità, le identità, le culture, le lingue, i dialetti, le economie. E se c'è il Sud per bene che ci dà una mano, io ci vado e ci metto la faccia e ci metto la fatica e ci metto l'impegno, però noi siamo noi e al Nord c'è la Lega Nord, punto, non è che ci dobbiamo inventare altre cose. Detto questo, se voi siete pronti, noi ci siamo. Mettendoci qualcuno, chiunque di voi, deve essere pronto a rischiare qualcosina. Teniate ben presente che niente è gratis. Non ce lo faranno fare gratis. Non è che ci diranno, avete ragione, ci abbiamo provato, a Bruxelles avevamo disegnato lo sterminio della vostra economia, però ve ne siete accorti in tempo e quindi vi ridiamo le chiavi di casa. No. Temo che non funzioni così, quindi ci sarà bisogno, no, il bastone no, questa è gente più attenta al portafogli che al bastone, e quindi ci sarà bisogno di essere in grado al momento giusto di disubbidire, di dire i no che andranno detti. Però se siamo pronti, se il 27 di dicembre invece di essere a casa coi figli sotto l'albero al cinema o in azienda siete qua, perché siete qua? Perché oggi pomeriggio siete usciti di casa? Per mangiare lo stinco? Sì, per carità, buonissimo. Per vedere la mia bella faccia? Non penso. Siete usciti di casa perché credete in qualcosa.
perché altrimenti a casa penso che abbiate dei figli, abbiate delle mogli, abbiate dei mariti, abbiate degli anziani non abbandonati o dimenticati in una casa di riposo chissà dove, perché un popolo che si dimentica dei suoi anziani è un popolo che non ha futuro. E quindi io ringrazio chi fa la fatica di passare delle ore a casa con gente che ci ha lasciato tutto. Se siete venuti qua è perché credete in qualcosa. E quindi se voi ci siete, io ci sono, mettendoci l'anima, mettendoci la salute e giocandoci tutto per il bene di chi verrà. Ripeto, il problema non è Renzi. Renzi è l'ultimo dei problemi. Si è gonfiato in fretta, ma si sgonfierà altrettanto in fretta. Il problema è essere pronti il giorno in cui saremo chiamati a governare e non sbagliare una virgola e mantenere tutto quello che abbiamo promesso e preparato. Questo è un impegno. Il vostro impegno deve essere quello di combattere contro la rassegnazione. Il nostro nemico non è la sinistra, sono i bergamaschi che hanno perso fiducia. Io non voto, tanto non serve, tanto non cambia niente, tanto la mia fabbrica non riapre, tanto il mio negozio non me lo ridà indietro nessuno, tanto la mia pensione me l'ha rubata la Fornero. A proposito, 28 febbraio saremo a Roma e dentro febbraio la Corte Costituzionale deve dire sì o no al referendum per cancellare la legge Fornero. Se diranno sì, saremo lì a festeggiare. Se per caso non diranno sì, andiamo a smontare mattoncino per mattoncino il palazzo della Corte Costituzionale, perché quel referendum lo vogliamo fare. Il referendum per cancellare la legge Fornero lo faremo, lo dobbiamo fare. Questo è il nostro programma. Non vi annoio più perché ho parlato anche troppo, gli studi di settore, ce ne sarebbe a iosa. Questi giorni ho incontrato i rappresentanti, è un settore che non abbiamo mai toccato, però gli dedico 30 secondi perché è una schifezza che non conoscevo neanch'io. Ho incontrato i rappresentanti di un'associazione che si chiama Finalmente Liberi, che si occupa dei bimbi che vengono tolti dai servizi sociali alle mamme e ai papà. È un business in Italia da 2 miliardi di euro, con centinaia di case famiglia gestite da cooperative, guarda caso, la cui retta per ogni bimbo portato via la mamma e il papà arriva fino a 400 euro al giorno. E c'è 400 euro al giorno pagati dalla ASL e dal comune, quindi da voi. E ci sono 40.000 bimbi in Italia che non sono a casa dai genitori. Alcuni in maniera giustificata, perché ci sono dei genitori matti che possono essere tossici, possono essere dei delinquenti, ma ci sono migliaia di bambini che sono affari. Vi ricordate Mafia Capitale? Quelli mangiavano sugli immigrati e sui rom. E io sono convinto che ci sia qualcuno che mangia sulla pelle di queste migliaia di bambini che noi abbiamo il dovere di riportare alle mamme e ai papà. Perché non è l'assistente sociale di turno a decidere se uno è una brava mamma o un bravo papà. Questo è un regime. Io sono preoccupato e chiudo, perché questi ci vogliono portare a un regime. Questi ci vogliono portare all'Unione Sovietica, dove decidono loro se uno è una brava mamma, se uno ha diritto di lavorare, se uno è un bravo sindaco, dove se sei eterosessuale sei una persona un po' strana, fuori moda. Questo è il regime, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico, la musica unica, i libri unici. Questi ci stanno preparando un regime e a me i regimi non piacciono, perché la Lega è nata perché noi amiamo le diversità e io difenderò fino alla morte l'ultima diversità che esiste sulla faccia della terra, partendo però dai bisogni del mio vicino di casa, perché prima di preoccuparmi di salvare l'altra parte del mondo devo salvare Albino e casa mia, perché quelli che fanno i buoni con chi arriva da 5.000 chilometri di distanza e se ne fottono dell'anziano che abita al piano di sotto non sono dei buoni, ma sono degli ipocriti, sono degli infami.
possibilmente di sinistra e con un ricco conto in banca a disposizione. Questo è l'identikit del vero generoso. Di sinistra, con la villa e il conto in banca, con tutto rispetto per chi la villa e il conto in banca se l'è guadagnato con lo sudore della fronte. Chiudo con questo: se voi siete pronti, io sono pronto. Se poi le battaglie si vincono o si perdono, non vi prometto che la vinceremo, non sono in grado di dirvelo, non vi assicuro che sicuramente vinceremo, però se non combatti hai perso in partenza, se combatti puoi vincere o puoi perdere, però io nel momento in cui mi accorgo che mi stanno ammazzando alzo la testa, mi alzo in piedi e reagisco. E se devo morire, muoio in piedi e me ne porto dietro tanti. Ma sono convinto che non moriremo noi e che ci riprendiamo le chiavi di casa nostra. Grazie, viva la Lega, viva Bergamo e un grazie di cuore a tutti voi e a quelli che ci hanno creduto nei momenti più difficili e adesso non ci ferma più nessuno. Grazie ragazzi, mai mollare. Un abbraccio e buon Natale a tutti. E prepariamoci a un 2015 di battaglia sana e padana. Grazie.